fortunato bastardo. Questo episodio sarà abbastanza lungo. Tom ce l'ha fatta. Ora tutti i politici della città se la fanno sotto. Nessuno vuole fare la fine dell'assessore. Bel lavoro, Tom. Ma non basta. Ora dobbiamo liberarci del braccio destro di Morello, suo fratello Sergio. È lui che comanda i sindacati. Il suo punto di forza sono quelli dei portuali, grazie ai quali controlla praticamente tutte le importazioni in città. Eliminandolo, una grossa fetta dei guadagni di Morello va in fumo. Credo di sapere come fare, capo. Sergio passa parecchio tempo al ristorante Italian Garden. Nel ristorante c'è un telefono e sul marciapiede di fronte c'è una cabina. Da lì tu chiami il ristorante dicendo di voler parlare con Sergio Morello. Io mi metto di fronte al locale con un Thompson. E non appena quello risponde al telefono, lo faccio fuori. Poi dobbiamo risalire in macchina e andarcene alla svelta. Che ne dici? Beh, direi che una telefonata sono in grado di farla. Bene, ragazzi, datevi da fare. Vincenzo vi darà le Raggiungi il ristorante Italian Garden con Poli e uccidi Sergio Morello, il fratello del boss. Come si chiama? Non lo so. È arrivato con una nuova macchina, il buon Ralphie. Giuro che se non mi dai una Thompson adesso, vedi il fuoco da tutte le parti. Vincenzo! Vincenzo, mi serve un Thompson e una pistola per Tom. Ok. Ecco qua, ragazzi, in bocca al lupo. Crepi! Ovviamente sono stronzo. La Colt. Nascondiamola, va. Non è meglio. Ma in piemontese vuol dire meglio, per chi non lo sapesse. Buon Ralfo Giacomo, cosa ci dici? Tommy? No, questo cesso qua marrone io tolgo. Vada. Ciao Ralphie, ci serve un'auto. Ehi, ho qui una nuova Terraplan, un'auto decente, e bella robusta. Ti piacerà, Poli. Ha un nuovo tipo di serratura, ma per uno in gamba non è un problema aprirla. Sta a vedere. Pianino, pianino, spingi e clic, sei dentro. Oggi sei più balbuziente del solito. Ottimo! Andiamo, Tom! Hai imparato come rubare una guardia in terra, Plan. D'accordo.
Vorrei parlare col signor Sergio Morello. Aspetti. Amico, il signor Morello oggi non c'è. Prova! Holly! Non è lui! Holly, sbrigati! Morello non c'è! Quello che hai ammazzato non era Sergio. Sergio oggi non c'era. Aia, allora siamo nella merda. Vabbè, torniamo da Salieri. Non preoccuparti, Tom. Capita a tutti prima o poi. Vincenzo e io abbiamo pensato a un nuovo piano. Biff ci ha detto che Sergio ha un amante con la quale passa un sacco di tempo. Oggi deve essere da lei. Vincenzo gli ha confezionato una sorpresina. Gliela metteremo nell'auto, mentre lui se la spassa con la sua bella. Esatto. Devi solo piazzargli questa bomba sotto l'automobile. Poi puoi pure goderti lo spettacolo. Di solito Sergio se ne va alle 4, sbrigati. Questa volta funzionerà. La sua amante vive a Oakwood. Se vedi un'auto sportiva parcheggiata fuori, vuol dire che Sergio è in casa. Piazza la bomba e aspetta. Come idea mi sembra migliore. Ok, vado.
coso. Chi c'è? Nulla. Dammi questo, va. Accidenti, la tipa deve essere davvero cotta di quell'uomo. È veramente fortuna, ma tu ti togli. La ragazza è uscita e si è seduta in macchina. Non so, magari gliel'aveva prestata. E a volte capita, mica dipende da te. Ma quello lo dobbiamo eliminare. Sergio incontra il suo bookmaker nel parcheggio del ristorante Rainbow Garden. Andate lì, poi esce e gli spara. Tu dovrai solo guidare, Tom. Poi filate per la prima che scatti l'allarme. Ammazzo io quel bastardo, promesso! Lo mando all'altro mondo che manco si accorge di come ho fatto! Ora datevi una mossa se volete beccare Sergio sul posto. Fermati nel parcheggio. Quelli vestiti di nero, sono loro. Ma che... Abbiamo un messaggio del signor Salieri. Ma che accidente succede? No, no. Beh, sembra che la situazione si sia ribaltata, signori. Uccidete quel buffone.
più tardi. Dopo tutti quei fallimenti, Salieri affidò l'incarico ad altri. Io li accompagnai come una specie di polizza assicurativa. Stai lì buono e guarda, non combinare altri guai. Dilettante. Parte di Mafia, eravamo rimasti con la